La follia è ereditaria? Sigla! Ah! E benvenuti a quest'ultima, ahimè, puntata di Tête-à-Tête teatrale, almeno per la stagione. Noi siamo sempre i soliti vostri amati, non fate caso a noi. Abbiamo Massimo, Ciao! Daisy, Ciao! Flaminio e Omar, nonché la vostra fantastica Cristina. Oh, ma Entriamocela anche. Ti tocca a me presentare oggi, quindi zitti, dico quello che voglio. Allora, ci trovate sempre sui social, quindi su Facebook come compagnia Non Fate Caso a Noi, se no sulla pagina YouTube come Non Fate Caso a Noi e su Instagram come Non Fate Caso a Noi. Che originali, eh? Che originali che siamo! Allora, quest'oggi siamo qui per presentare la nostra nuova opera, nostra non è, ma va bene, la nostra rivisitazione dell'opera, il nostro parlare di quest'opera bellissima, io lo dico, non buttare qui, Arsenico e Vecchi Merletti, ma darei prima la parola al nostro regista, non ce la faccio oggi, scusate, al nostro regista Flaminio Perez per qualche comunicazione di servizio. Esatto, il vostro registro Flaminio Perez vi dà due comunicazioni al volo. La prima, che appunto, come ha detto Cristina, questa è l'ultima puntata della stagione, ma torneremo dopo le vacanze, fateci pigliare un mese di sole perché così torneremo un po' più coloriti, che siamo un po' paliducci dal video, si vede? Io grigio! Esatto, ci vediamo dopo agosto, quindi le prime di settembre, torneremo con i nostri soliti format, con anche qualche novità, ma ci saranno due principali novità. La prima è che ci sarà una nuova calendarizzazione un po' più rilassata, che ci permetterà di curare un po' le cose con un po' più di attenzione, e la seconda è che tutto il reparto video sarà spostato direttamente qui sul canale YouTube. In realtà qui possiamo dire qui perché qui siamo su YouTube, quindi mentre le remore sono quando siamo nell'altra piattaforma, e allora il video va su entrambe le piattaforme, non si può dire quella brutta parola lì. Quindi tutti i video verranno qui su YouTube, quindi vi invitiamo rigorosamente ad andarci a mettere mi piace, scusate, ad andarci a seguire sul canale YouTube, perché sennò rischiate di perdervi i nostri video. Bene. Grazie. Ok, perfetto. Allora, cominciamo. Abbiamo detto quest'opera fantastica, bellissima di Omar. Di Kesselring. Sembra il nome di un gerarca nazista, però. solo che ho guardato bene Kesselring, e invece il nostro gerarca nazista preferito è Kesselring. Sono familiare. È stata, diciamo, scritta e poi è andata in onda, in scena, Daisy. Nel 39, la prima messa in scena, no, del 41. Ma lo sapevo, solo che non me l'aspettavo. Vabbè, va come a scuola, la sapevo, però esatto. come a scuola ragazzi, uguale. Oggi faccio la professoressa. Allora, si vede che è l'ultima puntata, ragazzi. No, sì. Ah, non è opera in vacca? No. Tè in vacca, il nuovo format. Tè in vacca, esatto. Oggi siamo più rilassati perché l'ultima puntata ci va di ridere e scherzare per non piangere e chiuderci. Quindi, va bene, io passerei la palla a uno di voi sperando che sia preparato a questo punto. Poi vi do il voto, sappiatelo. Premetto che a me è piaciuta tantissimo, quindi io probabilmente non farò testo oggi, ma voglio sapere da Massimo che cosa ne pensa, intanto anche sulla questione follia, ma dell'opera in generale. Ok, allora, l'opera in sé mi ha fatto scassare dalle risate. Scritta nel 39, ma è di una brilla, allora, ha un ritmo, ragazzi, che è paura, l'avete visto anche voi. È veramente spettacolare, capisco perché l'abbiano replicata così migliaia di volte, ma proprio migliaia di volte, con grande successo a Londra, ma anche in giro per il mondo. È
veramente spettacolare. Tutti i personaggi sono un po' fuori dalle righe. È anche il motivo per cui iniziamo a parlare oggi. Sì, sì, veramente, dopo 70 anni, 80 quasi, quant'è, se ne parliamo ancora, ed è veramente spettacolare. Cioè io, ci siamo già confortati a riguardo, io vorrei metterla in scena, perché non sapevo quale personaggio scegliere. Mi piaceva Jonathan, poi mi piaceva il pazzo Teddy, mi piacevano le due vecchie, sono spettacolari. Cioè loro ammazzano con una nonchalance che... cioè, della serie, come fosse la cosa più normale del mondo. Cioè loro ammazzano. Però si sincerano che queste persone siano tutte sole, che non abbiano familiari a cui arrecare del dolore. Esatto. Ma è una cosa spettacolare. Sono tutti pazzi, completamente. Quindi la follia lì, in quel caso specifico, per rispondere alla domanda, Cree, è assolutamente ereditaria. Cioè, si è tarato qualche gene in quella famiglia, perché sono tutti fuori dalle righe. Anche i personaggi secondari sono un po' fuori dalle righe. Ma i personaggi principali, le due zie, Jonathan, Teddy, sono proprio qua su. Il povero Mortimer, che poi è il protagonista in positivo, che si scopre poi non essere parte della famiglia, anche se in realtà è cresciuto pensando di essere parte di quella famiglia e di aver quel gene tarato, è l'unico personaggio che sembra un po' più normale, anche se nei video che abbiamo visto è anche recitato sopra le righe un pochettino, e secondo me si presta anche a recitarlo così, un po' ansioso, un po' preoccupato. Comunque veramente mi ha fatto morire da ridere, alcune scene mi hanno fatto piegare, e il fatto che tra le vecchiette è Jonathan che ha la faccia di Boris Karloff. Tra l'altro ho letto che nella prima versione c'era proprio Boris Karloff che faceva quella faccia. Era proprio lui. Jonathan lo faceva veramente Boris Karloff nella prima edizione, però quindi c'è, cioè, spettacolare. Questo, dicevo, le vecchie, le due vecchie e il nipote facevano a gara chi ne ammazzava di più. Cioè lui si era messo a far gara con le zie per ammazzare il fratello pur di vincere rispetto alle zie. Alla fine vincono le zie perché ne ammazzano una in più. Cioè, ragazzi, siamo proprio a livelli altissimi, altissimi, altissimi di commedia, secondo me. Proprio molto, molto forte. Si ride tanto, soprattutto forse verso da quando arriva Jonathan in avanti. Ma spettacolare, mi è piaciuta tantissimo. Che poi, considerando appunto che Mortimer non fa parte della... cioè, scopre poi alla fine di non essere, di avere i geni almeno del padre sicuramente, e quindi di non far parte di quella famiglia, per cui non ha questo gene della follia. Se ci pensi, è vero che resta un attimo stordito quando scopre che le zie ammazzano a destra e manca, ma la sua prima preoccupazione è quella di occuparsi di Teddy, pensando che sia stato lui a fare tutto il casino. Si stupisce poi che siano state le zie, ci resta così, ma non è che pensa minimamente di andare, diciamo, per vie legali. Assolutamente no. No, in sabbia. Vabbè, quello forse è anche il legame familiare, no? Quindi cerco di proteggere. Un minimo di follia, diciamo, che è stato un po' contagiato anche lui, ecco, mettiamola così, no? Secondo me c'è anche il fatto che lui non, cioè, è talmente imbranato da un certo punto di vista che, non sapendo cosa fare, nasconde tutto, come fanno gli imbranati spesso. Nascondiamo tutto e facciamo finta che non sia lì. Faccio così, no, non ci sono. È uguale. Come mia nipote che dice: mi nascondo e fa così. Esatto. Uguale. E invece la nostra Daisy che ne pensa? Beh, allora, anche io l'ho adorata come commedia, e anche io mentre la guardavamo dicevo: voglio farlo, una delle vecchiette, perché mi piacciono troppo, troppo spettacolo. Però poi entra in scena Teddy e dici: no, che bello è Teddy, cioè, che corre in giro urlando carica, credendosi il presidente Roosevelt, cioè, spettacolare. Infatti io proprio ho pensato, è riuscito a rendere un personaggio che è un po' secondario, però spettacolo. Sì. Cioè, l'ha caratterizzato benissimo, bravissimo. La volta in cui entra a vuoto. Esatto, cioè proprio... La scena in cui finge di essere a cavallo sul letto e col dondolo. Che anche lì loro lo assecondano sempre, cioè anche per fargli firmare le carte per consentire ad andare poi nella clinica / manicomio, semplicemente gli dice che è una missione segreta che i giapponesi non possono sapere, allora lui firma tutto contento perché i giapponesi, quei maledetti musicisti.
Così come lui è convinto di andare in Africa. Ah sì, è vero, lui è convinto di andare in Africa. Saluto a tutti, no, poi... in Africa. Belli spettacoli. Poi la bellezza del personaggio di Teddy è la coerenza nel suo essere fuori. Sì, sì, sempre, cioè, non proprio, ha mai una lucidità in quello. Cioè, proprio è... nel suo mondo parallelo funziona così, quindi lui si comporta perfettamente come se fosse in quel mondo parallelo, esatto. Per la faccina delle carte da firmare, per Panama, per tutte le cose. Lui è, bisogna fare questo, ha detto sì, ma bisogna fare così e così, nel suo mondo naturalmente, sì. In questo. Tanto che io addirittura mi sono immaginata quando dovevano poi portarlo in clinica, dicevo, però pensa come si divertiranno quegli altri che sono già nella clinica quando lui arriverà, e secondo me gli animerà tutto il... Cazzo, no. Che con le zie, cioè lui più le zie, facciamo proprio l'unplanned, guarda. Esatto. Madonna, ragazzi, fighissimo. Se volessimo rispondere alla domanda, invece, cioè, rispetto allo spettacolo, sicuramente... per come è messa lì, sì, anche perché parlano anche del padre delle due signore. Era fuori pure lui. E anche lui era fuori come un melone, già prima di tutti. Anzi, addirittura in casa c'è il laboratorio, sì. Dove lui faceva, sì, le, sì, sue cose. Era una sorta di anche... Dr. Frankenstein, cioè. Sì, sì, anche, sì, se anche lui avvelenava le persone come poi fanno loro. Sì, quello non si capisce. Tant'è che quando arriva Einstein con Jonathan dice, minchia, è bellissimo, è perfetto, non c'è bisogno di ritoccare niente. Bello, bello, bello. No, scusate, ma c'è la scena verso la fine, quando hanno arrestato Jonathan, e il tenente riceve la telefonata e dice, cerchiamo il complice descrivendo il dottor Einstein, paro, il quale invece, sì, poi aveva firmato, okay. grazie mille per averci aiutato, lo manda, sì, via, cioè, ma anche il tenente, perché non ne vuole sapere un cazzo, sì, sì. Però non ne vuole sapere niente, lui basta che si libera delle cose, ma qua 13 no, 13 cadaveri, cagate, no, cioè, lui vuole soltanto chiudere questa storia e non sapere niente, a lui gli interessa solo del corno che Teddy suona la notte, basta, esatto. Pazzesco, va bene, Omar, e tu cosa aggiungendo qualcosa alla questione pazzia, che ne pensi? Io spero fortemente che non sia ereditaria, perché sennò sono fottuto, quindi... Molti di noi, credo. Sì. E sono contento di non aver figli, ecco, quindi al limite la pazzia si ferma a me. No, ovviamente qualcosa di ereditario c'è, insomma, anche solo di atteggiamenti, magari non per forza da un punto di vista medico, però se in una famiglia si fa una determinata cosa, è probabile che chi viene dopo tenda a ripeterla. Poi quanto appunto questo da un punto di vista medico, magari con le malattie, ma sì, ma sicuramente secondo me qualcosa si tramanda da padre in figlio. Io non credo. Ci sono sicuramente le malattie ereditarie, però non credo che tutta la pazzia sia ereditaria. Cioè, diciamo che tipo la schizofrenia tende ad essere ereditaria. Non è detto al 100% che uno lo tramandi. Speriamo che non lo veda nessun psichiatra quello che stiamo dicendo, perché spariamo come la depressione. Non è sparare cavolate. Infatti, no, beh, magari... la depressione no, non è cioè non è che devi avere per forza qualcuno in famiglia depresso per essere depresso. No, no, non dico quello, però dico che un figlio che arriva da un genitore con la depressione, non parliamo della oggi c'è nuvoloso, cioè non quella, parliamo della vera depressione, è molto facile che la erediti. Chi è? Magari la introietti. No. La faccia tua non che una modalità, come dire, chiamiamola comportamentale o comunque un sentire uno vedendo fa su in qualche maniera. Potrebbe, sì, appunto, bisogna vedere che cosa intendiamo per ereditarietà, e quindi andiamo da un punto di vista genetico o di contesto, perché naturalmente il figlio che vede fare determinata cosa alla madre o un padre tende poi a ripeterla, ecco, o se ne estranea completamente, esatto, non è così, o se ne estranea completamente, hai completamente ragione. Questo comunque, ragazzi, è un punto di discussione, cioè se c'è qualche medico tra i nostri, o medico psichiatra, esatto, mettiamola così, tra i nostri seguaci,
Fateci sapere, tra i nostri seguaci c'è una psicoanalista, quindi. Esatto, dica allora, cara psicoanalista. Delle castronerie enormi, oppure se invece siamo stati bravi, okay, abbiamo detto mi aspetto grande cazziata, sappiatelo. No, però invece, quindi, tornando all'opera, con degli orari e degli appuntamenti, credo. Esattamente. Fa sempre comodo, effetti, ma torniamo a noi. Ci manca il parere del nostro silenzioso oggi, come mai, Flaminio? No, prego. Parlato. Ma in realtà un po' silenzioso, perché tendenzialmente trovo che, più che dire che è una commedia divertente, che è molto ben scritta, quello che abbiamo già detto, non trovo ci sia molto da dire. Ma sulla domanda vi faccio fare un gioco. Sappiamo bene o male tutti, anche perché Freud ormai te lo fanno fare pure a scuola, che in generale follia e coerenza sono due cose che vanno molto molto d'accordo, ma facciamo finta di no e usiamo il punto di vista comune per cui il folle è quello che fa le cose strane. Se ci pensate, quello che fa le cose assurde per il suo ruolo, l'unico, è Mortimer, che è l'unico normale là dentro. Esattamente. Perché le vecchiette lo fanno con una dolcezza e una naturalezza che quasi ci credi. Ti dice, ok, ci avete ragione, che vi devo dire? Cioè, sono soli, poverini, cosa fa? Li lascia il mondo, sono soli. Vorrei farmi ammazzare anch'io così, guardate. Esatto. Muoiono così bene, perché impedire a queste povere vecchiette di fare del bene? Perché ricordiamo, loro sono assolutamente convinte e persuase di fare del bene e non fanno altro che beneficenza al mondo, proprio. È il loro unico scopo nella vita, è quello. Che tra l'altro, appunto, dicono, sono ricche, sono state sistemate dal padre, quindi hanno proprio un bisogno di condividere la loro felicità con gli altri, e questa è una loro maniera di il figlio Jonathan è un delinquente, si comporta delinquente, né più né meno, solo alla fine scopriamo che pure lui tanto in quadra non è, e che è scappato da un manicomio criminale, non solo da un penitenziario e quant'altro. Il medico fa il medico, cioè, fondamentalmente hanno tutti una ragione per fare quello che fanno, tranne Mortimer, che viene preso completamente dal panico, si batte a destra e a sinistra come una pallina impazzita senza capire cosa diavolo sta facendo. E questo, quindi, secondo me, il più folle tra tutti, almeno dal punto di vista del pubblico, dal punto di vista dell'uomo comune, sembrerebbe Mortimer. A proposito di Roosevelt, nel film, tra l'altro, quello di Frank Capra con Cary Grant, credo sia inventato da regista o lo sceneggiatore, ma c'è un siparetto carinissimo quando Mortimer chiama il manicomio di Pitdale per dirgli, guarda, dovete prendervi il nostro mio fratello, perché si chiama di Roosevelt, e dall'altra parte dice, no, guarda, non è il momento, perché ne abbiamo già 7, aspetta, ci manca un Napoleone, se ce l'hai. Bellissimo. No, però dicevi bene prima su Mortimer, perché la telefonata che fa al giornale. Sì. Quanto è bella, no, quanto è fuori di testa. Quando gli dice, io sono partito mezz'ora fa, quindi sono veramente qui. Ah sì, per capire se fosse a casa sua. Aveva il dubbio che stesse sognando, fosse allucinato. Quindi gli ha chiesto, senti, io sono partito mezz'ora fa. Quindi da casa mia, da casa delle mie zie al giornale c'è più o meno mezz'ora, quindi sono veramente qui. Ma anche dopo, quando lui passa il tempo a parlare al telefono, a cercare di parlare con, non si capisce bene, chi arriva, l'altro avventore, esatto, che voleva la stanza. Lui dice, ma questo qua chi è? Ma chi è sto pazzo? Ma perché urla così? Tanto che pure le zie dicono, no, non abita qui, tranquillo, non lo conosciamo. Perché doveva trovare qualcuno da mandare al suo posto a vedere la rappresentazione teatrale, non riusciva, ha chiesto la cronaca, poi diceva i fattorini, i facchini, tutti. Bene, quindi un'altra, diciamo, cosa... che la follia di Omar. No, dicevo, un'altra cosa carina che mi è piaciuta tantissimo è quando Einstein, questo professore, dice a Jonathan, tu hai dovuto girare mezzo mondo per far fuori 12 persone. E loro sono partite in casa. Infatti è lì che gli piglia male a Jonathan, ha fatto un casino, si è ricercato da tutto il mondo, questo è la sua, senza dire niente a nessuno, ne ha fatti fuori quanti ne ho fatti fuori io. Esatto, infatti lì gli scatta subito la sfida dicendo, cioè non è possibile, quindi devo ammazzarne uno in più io. Certo, l'altra cosa, la follia è talmente folle che ammazzerebbe il fratello, quindi figurati. Esatto. L'altra cosa, scusami, tra l'altro su Mortimer, scusa un attimo, su Mortimer, il fatto che quindi stiamo deducendo che anche lui è un po' folle, risponde un po' alla domanda iniziale. Quindi la follia non è così ereditaria, e può essere ereditaria nel senso del contesto, no? Quindi lui è cresciuto in un contesto... In realtà Jonathan non è cresciuto in quel contesto, è scappato che era molto piccolo, quindi... Quindi per lui vale l'ereditarietà.
Per lui vale l'ereditarietà per morti, perché teoricamente sarebbe sano, vale invece il fatto che il contesto lo abbia influenzato. Esatto. Fondamentalmente non se ne salva uno. Bene, quindi diciamo che abbiamo un po' questa idea di ereditarietà non solo genetica, ma anche in base a dove vivi, insomma, con chi vivi soprattutto. Se vivi con due angeli della morte, non è che puoi essere, diciamo, tanto normale, ecco. Quindi, stringendo, partiamo di nuovo da Massimo. Una piccolezza sulla questione, in risposta alla domanda, la follia è ereditaria? Allora, direi tendenzialmente no, nella realtà, secondo me, tendenzialmente no. È più dovuta a situazioni, a traumi, a gravi situazioni. Madonna, quanto mi sono fatto serio, parliamo di una commedia. No, no, però tendenzialmente direi di no. Però situazioni particolari possono generare qualcosa di folle, ecco, all'interno di una persona, penso io. Però questa commedia ci insegna il contrario, in realtà. Ok. E Daisy? Sì, diciamo che è impossibile rispondere per generalizzazione, nel senso che anche secondo me no, non è una questione ereditaria, e così come tu puoi vivere all'interno di un contesto, come dicevamo prima, dove magari quella cosa l'assimili e quindi diventa parte di te, oppure te ne estranei completamente, o non ne estranei, l'assimili, ma ne hai comunque una reazione completamente diversa, perché tu comunque sei una persona diversa, anche se sei all'interno di quella famiglia, quindi la elabori in un altro modo. Poi, okay, all'interno di quella famiglia, anche se c'è sempre quel Mortimer che ci lascia quella cosa. Okay. Invece, Omar? Io la penso esattamente come Massimo, nel senso, non ci credo neanch'io che sia una cosa ereditaria, però secondo me in ogni nucleo familiare, in ogni famiglia, in ogni un qualcosa che si tramanda di leggermente strano, di leggermente fuori dai contesti, fuori anche incoerente, cioè, quindi non si parla naturalmente di genetica, finché la dottoressa non ci scrive: ragazzi, sto sbagliando tutto, però sì, se in questi casi è simpatico, perché pensavo anche, ho detto che se qualcuno mi dovesse ammazzare sarei contento fossero le due sorelle ad ammazzare. Sono così carine. Tranquille, carine. Anche perché il vino di Sambuca deve essere molto buono, comunque. Come la mia, pare sia una cosa rinomatissima, non sapevo manco si facesse il vino di Sambuca. Comunque, Omar, è la famiglia che è un po' folle, quindi tutta in generale il concetto di famiglia è folle, un pochettino, sì, secondo me. Quindi c'è un po' di follia in tutti i membri, in realtà. Ok, e invece il nostro Flaminio? Io mi attengo alla commedia, e appunto la commedia, per quanto provi a dirci, secondo me, che la follia ereditaria, perché appunto quando Mortimer cerca di lasciare la sua fidanzata perché dice: guarda, non facciamo figli, che è meglio così, interrompiamola qua, perché se non sono pazzo adesso lo diventerò, e comincia dagli antenati, da quello che squartava i pelle rossa a quell'altro che dava le pozioni, la dava ai morti per vedere se non morivano veramente o quant'altro. Tutta la narrazione ci porta a dire sì, ok, è ereditaria, ma in realtà quando scopriamo che quello che sembra più strano di tutti è quello che nulla ha a che fare con la famiglia, ma compresi anche gli altri, tutti gli altri personaggi, come dicevo, non ce n'è uno che si salva per sanità mentale, direi che non si salva nessuno. Però Teddy non è un assassino. Teddy non è fuori di testa. È l'unico che è un banchino, è un seppellitore. Infatti follia generale, non per forza omicida, ecco, mettiamola così, no? Scusate, okay, solo una considerazione, Chris, scusami. Poi in realtà, se ci pensiamo, il concetto di follia e di pazzia varia anche un po' nel tempo e nelle culture. Fino a non tantissimi anni fa, l'omosessualità era una considerata una malattia mentale. Quindi, l'isteria della donna, cioè. Idem, quindi voglio dire, può variare il concetto di follia, anche a seconda della cultura di appartenenza. Alcune cose magari in alcune culture per noi sembrano assurde, e viceversa. Esatto. Tra l'altro,
un'ultima cosa che mi è venuta in mente anche a me adesso, pensavo che noi dicevamo, dando per scontato, no, un pochino l'idea che appunto se vivi all'interno di una certa famiglia un pochino qualcosa assimilerai, ti arriverà, ma la, nella commedia stessa gli altri personaggi questa cosa non la pensano, perché tutti sono assolutamente convinti che loro siano bravissime, gentilissime, due angeli proprio, come si, nel vero senso della parola, non pensano minimamente a mettere in relazione loro due con per esempio il padre che si sa che ha la fama di essere pazzo. Quindi sono ancora più pazze. C'è anche un secondissimo al volo, lo volevo dire prima, ma Max mi ha... Scusami. Mi ha dato quella sua opinione, me l'ero persa. C'è anche una seconda tematica, quella dell'infantilismo, che comincia con la sfida a quanti morti e ammazzati hanno collezionato Jonathan nelle due vecchie, che appunto lì per lì è una cosa esclusivamente di Jonathan, e dice no, cavolo, siamo pari, allora mi rifaccio, e le vecchie sembra che non gliene frega niente, salvo alla fine... Beh, già prima una delle zie dice sono 12, l'altra gli dice no, guarda che sono 11, no, sono 12 perché 12. Il primo è morto di infarto, ma è merito nostro. Esatto. Tra l'altro anche il primo di Jonathan ma non sarebbe morto di polmonite se lui non l'avesse sparato. Esatto, mi era salto al polmone. A supportare quello che dici tu, effettivamente l'infantilismo circola, è uno il fil rouge della commedia. Le due nonnine sono due bimbe. Sì. Di un innocente, anche come sicuramente la maggior parte dei registi le hanno anche rappresentate così. Proprio sono molto infantili, ingenue e innocenti, nonostante siano delle assassine seriali. Così come anche i due pseudo fratelli, quelli che appunto scopriamo alla fine non essere fratelli, Mortimer e Jonathan, si comportano come due bambini che litigano. A me fa specie una cosa: cioè, questo qui è un assassino, non ha una pistola, non ha un coltello, minaccia con se stesso, e non è nemmeno così grosso, e tutti quanti gli stanno dietro semplicemente perché... Vabbè, c'è la faccia di Boris Karloff, e anche gli due, e nonché le cose che si rinfacciano sono tutte robe che rimandano all'infanzia. Dice appunto, ti ricordi quando eri bambino ti legavo e ti infilavo gli spiriti sotto le unghie? Non dice, ti ricordi che sono un pluriomicida e ti posso ammazzare quando vuoi? Sì, è vero. Ok, perfetto. Allora, nella mia ignoranza scientifica, in quanto laureata in facoltà umanistiche, io invece penso che un minimo di ereditarietà nella follia, quella che noi intendiamo in generale proprio, cioè a livello proprio psichiatrico, qualcosina sia ereditario, ma questo... Lo usiamo anche proprio come spunto per i nostri, appunto, come dicevamo prima, seguaci scientifici. Anche perché secondo me la follia nella psichiatria non esiste. Esatto, nel darmi un appuntamento per le sedute, grazie. detto ciò... Ah, tra l'altro, scusate, ringraziamo di nuovo Amy perché avercela suggerita, perché è un altro suggerimento di Amy. Grazie, Amy. Tra un po' la faremo social onoraria perché... Sì, assolutamente. Quindi, vi ringrazio i miei colleghi, ringrazio voi che ci seguite numerosissimi e vi salutiamo a questo punto, almeno con Tete Teatrale, e ci rivediamo a settembre. Oh yeah! Okay. Vi ricordiamo di seguirci sulle nostre pagine e di andarci a seguire soprattutto qui sul canale YouTube, perché troverete tutto qui in futuro. Quindi non dite che non ve l'avevamo detto. Esatto. Se no vuol dire che non avete visto il video fino alla fine. Esatto. Esatto. Quindi non fate casa noi, ma fate casa noi, mi raccomando. Come sempre. Come sempre. E un saluto da tutti noi. A tutti voi. Buone vacanze. Ciao, ci vediamo a settembre. Commentate, suggerite. Ciao.